finalmente direi che ci siamo quasi. Le istanze dei cittadini che da anni, diciamo che dalla mia prima campagna elettorale 2 anni fa, ci siamo accorti venendo nei quartieri che c'era questa problematica. Chi vive a Pesaro sa dove siamo, stati a Montefeltro, a 2 passi dall'uscita dell'autostrada. È un tratto molto difficile perché le persone, le macchine prendono già una gran velocità uscendo dall'autostrada e i residenti non hanno ancora oggi un'uscita dedicata. Sappiamo quali problemi abbia anche l'uscita verso Selva Grossa, perché anche quella non ha una rotatoria, anche lì vorremmo lavorare insieme ai cittadini, ai comitati che sono interessati a questa problematica. E per questa rotatoria devo comunque fare i complimenti all'assessore Enzo Belloni, che si è preso a cuore anche lui questa situazione e aveva, nonostante la bocciatura della maggioranza alla mia mozione, diciamo che siamo riusciti comunque da persone civili a parlare, a portare avanti queste istanze, perché il problema non era tanto il New Jersey che era stato messo qualche mese fa, non risolveva il problema delle persone che comunque devono dall'autostrada entrare a case bruciate e rimanevano pericolosamente in mezzo alla strada. Quindi sono molto soddisfatto di questo risultato e andiamo avanti anche sulla rotatoria di Selva Grossa, perché case bruciate, oltre ad avere quasi 1200 residenti, e ci sono pullman che appunto portano persone a case bruciate e ci sono anche fabbriche molto importanti del territorio. Qual è la tempistica per vedere realizzato l'intervento? Ma io credo che siamo veramente a buon punto e chiaramente sperimentale. Ci auguriamo che tutti procedano anche con calma. Mi ricordo che il Comune di Pesaro aveva fatto anche una campagna informativa qualche anno fa sulla sicurezza, dove diceva meglio perdere un minuto che perdere la vita per un minuto, e questo ci sembra molto importante. È chiaro che la rotatoria rallenterà l'andatura delle auto, ma questo permetterà sicuramente di entrare in strada con più sicurezza ed evitare anche l'inquinamento, perché molti mezzi stanno fermi per parecchio tempo prima di riuscire a attraversare. Quindi io sono anche genitore e dico che nessun genitore vorrebbe vedere uscire un ragazzo col motorino in questo incrocio così pericoloso con tanti camion.